Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. La grande croce, la croce del complesso religioso di San Pio da Pietrelcina, per raccontarvi come la vita di Padre Pio sia stata un continuo salire il Calvario e come il venerdì sia stato un momento particolarmente significativo nella vita di Padre Pio. Partendo proprio dalla sua professione, il 22 gennaio del 1904, dopo un anno di noviziato nel convento dei frati minori cappuccini di Morcone, provincia di Benevento, Fra Pio si va a consacrare al Signore emettendo la professione dei voti semplici di obbedienza, povertà e castità. Quel giorno era venerdì. Sotto l'olmo di Piana Romana. Era passato circa un mese dalla sua ordinazione sacerdotale, lui meditava su quel dono ricevuto il 10 agosto del 1910. All'ombra di quell'olmo, proprio in un momento di estasi, fu colpito da dolori lancinanti alle mani, ai piedi, al costato. Era la prima manifestazione delle stimmate, il fenomeno che si va a ripetere dopo un anno, esattamente la sera del 7 settembre del 1911, il giorno seguente, venerdì. Diede notizia al suo padre spirituale. In mezzo alle mani è apparso un po' di rosso, quasi la forma di un centesimo, accompagnato anche da un forte ed acuto dolore. La prima volta a San Giovanni Rotondo era il 28 luglio del 1916, quando dall'infuocata pianura foggiana Padre Pio sale sul Monte Gargano, quel malaticcio fraticello di Pietrelcina giungeva in questo convento per la prima volta. Saliva sul monte della sua crocifissione. Quel giorno era di venerdì. Nel coro della chiesetta antica di Santa Maria delle Grazie, la sua crocifissione, il 20 settembre del 1918, crocifissione che avvenne come quella di Gesù, all'ora terza, tra le 9 e le ore 10 del mattino. Mi avvidi che mani, piedi e costato erano traforate e grondavano sangue. Nel primo venerdì santo della storia Gesù gridò: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E nel primo venerdì santo del Monte Gargano, il primo sacerdote stigmatizzato gridò: Signore, Signore, non punirmi nel tuo furore, non castigarmi nella tua ira. Esattamente 3 mesi dopo, dalla sua stigmatizzazione, il venerdì 20 dicembre del 1918, Padre Pio andrò a completare quel processo che cominciò con la trasverberazione, quindi con la stigmatizzazione, e in quella giornata giunse la trasverberazione del cuore. Da più giorni avverto in me una cosa simile ad una lamina di ferro che dalla parte bassa del cuore si estende fino a sotto la spalla destra in linea trasversale. Dobbiamo fare un balzo in avanti nel tempo per arrivare al 20 settembre del 1968, l'ultimo venerdì, il giorno del 50° anniversario della stigmatizzazione. Per l'occasione non si volle nessuna festa esteriore, però i suoi figli spirituali si strinsero tutti attorno a lui con delle rose rosse. Vennero circondati l'altare di Santa Maria delle Grazie, l'altare maggiore, e il crocifisso del coro della chiesetta antica. Dominava il piazzale di Santa Maria delle Grazie un'altissima croce di legno di colore oscuro. Un'ultima circostanza completa la storia di San Pio da Pietrelcina. Dopo la morte, la salma del frate stigmatizzato restò esposta per 4 giorni all'omaggio delle folle. I funerali, la tumulazione, quindi nella cripta, ebbero luogo il 26 settembre del 1968. Il giorno seguente, 27 settembre, venerdì, la cripta venne aperta a tutti i fedeli, a tutti i pellegrini. Ed è proprio da quel giorno, venerdì, da quel venerdì, è sempre continuo il pellegrinaggio alla tomba di Padre Pio. La vita di Padre Pio da Pietrelcina, un perpetuo venerdì santo, una continua stigmatizzazione, una lunga messa.
terminata dopo 50 anni di sangue.